e torniamo a parlarvi di Juan Luis Chiano, in quanto ci sono delle novità. Ovviamente non si tratta di novità di ritorno a Uomini e Donne a corteggiare Gemma Galgani, da questo punto di vista credo che sia stato tutto concluso. Per lui non ci sarà un secondo tempo alla Armando incarnato, tanto per capirsi, ma ci sono delle novità in sul merito dell'accusa di volere approfittare della popolarità di Gemma Galgani, in quanto il sito di Fanpage It ha raggiunto Antonio Ametrano, quello con il quale Juan Luis avrebbe fatto la scommessa secondo quanto riportato dalla Galgani. L'uomo precisa che con scommessa il cavaliere non intendeva altro che una scommessa con se stesso, che si voleva mettere in discussione. Viene chiesto all'amico di Juan Luis Chiano, che lei organizza eventi, ha organizzato anche la serata di Juan Luis Chiano nella cui locandina compariva la foto di Gemma, corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Le spiego cosa è accaduto. Avevo organizzato una serata e invitato Juan, che è un amico, a parteciparvi, solo lui, senza Gemma, ha notevoli doti canore e mi faceva piacere, che cantasse, chiaramente a titolo gratuito. Qualche PR, in buona fede e a mia insaputa, ha pubblicizzato la serata utilizzando la foto di Gemma, quindi sfruttando l'immagine della Galgani ma senza chiedere alcuna autorizzazione. Juan mi ha chiamato subito per avvertirmi e ho fatto cancellare la foto, ma ormai era già in rete. L'amico ha poi precisato che nella vita Juan non è un dentista ma un tecnico e dice che l'ha presa abbastanza bene, pur confermando che prende il reddito di cittadinanza. Insomma, intuiamo che non la passi benissimo attualmente. Poi l'amico ha raccontato che Juan Luis Chiano ha avuto una vita molto difficile e ha perso anche una figlia, dicendo che Juan è un uomo, che è stato molto provato dalla vita.